A dicembre il governo ha approvato il calcolo definitivo del nuovo ISEE, un ISEE che andrà a penalizzare come sempre le fasce più deboli della popolazione. Perché? Perché all'interno del calcolo dell'ISEE, come voci di reddito, verranno comprese anche delle voci come le indennità che lo Stato riconosce ai cittadini più svantaggiati che prima non venivano calcolati, come ad esempio le pensioni di invalidità oppure l'accompagnamento, le pensioni sociali, i congedi di maternità. Come Movimento 5 Stelle abbiamo subito sollevato il problema, prima in Commissione Affari Sociali. Abbiamo anche presentato un emendamento in legge di stabilità che è stato discusso in Commissione Bilancio e in ultimo l'abbiamo presentato come proposta nella mozione sulla povertà che abbiamo proprio votato in questi ultimi giorni. I partiti all'inizio si sono detti d'accordo con noi nel merito della proposta, però poi alla prova dei fatti hanno votato contrario perché hanno detto che non è il momento di farlo, lo si dovrà fare in un futuro prossimo che non si capisce bene quando è. Allora, come ultima chance, abbiamo deciso di presentare una vera e propria proposta di legge per eliminare alla radice il problema e quindi eliminare dal calcolo dell'ISEE tutte queste indennità, tutti questi aiuti che lo Stato appunto riconosce ai cittadini più deboli. Vediamo se per l'ennesima volta avranno il coraggio di bocciarcelo nuovamente.